In Via Europa 76, negli anni 50, i fratelli Acchiardi costruirono un palazzo, un piccolo palazzo di tre piani, piccolo, neanche tanto piccolo, con al piano terra laboratori, al primo piano uffici e al secondo e terzo piano abitazioni. E ci misero un quantificio. Costruirono questo edificio in Via Europa, al numero 76, di quello che era allora l'asse di un piccolo borgo industriale, si chiamava, penso ancora, Albor dal Fum, per le ciminiere. E i fratelli Acchiardi, due inizialmente credo, poi altri parenti in tutta una famiglia, decisero di impiantare lì questa attività, un guantificio. Quantificio e poi estendendosi maglieria, e partirono verso la metà degli anni 50, credo che l'attività fu inaugurata nel 56, quindi l'edificio fu cominciato a costruire forse due o tre anni prima, circa, più o meno quando nacqui io. E una produzione molto artigianale ancora. C'era questo laboratorio al pian terreno che poi fu esteso in un basso fabbricato all'interno del cortile, quindi un laboratorio piuttosto grande, e venivano prodotti inizialmente proprio solo guanti, da guantaie, un guantificio, e c'erano queste ragazze che facevano i guanti, insomma, guanti di ogni tipo, da signora, come si usavano ancora molto allora, da mettere con abiti da sera, e anche guanti invece per riparare dal freddo, insomma guanti un po' di tutti i tipi. Poi l'attività si estese ad altri tipi di maglieria, in un primo tempo maglieria esterna la denominazione, quindi maglieria esterna, non quindi l'intimo probabilmente, ma non so, maglie da utilizzare comunque come vesti visibili, non mi intendo molto di indumenti, maglieria esterna, boh, saranno forse le magliette semplicemente, non lo so. O le calze esterne, chissà, produssero poi anche calze in effetti. E penso che la piccola industria divenne abbastanza fiorente per un certo periodo. Ho trovato foto d'epoca che mostrano un pullman, un torpedone, partire con le maestranze, tra cui appunto tutte queste ragazze giovani che facevano le guantaie, più qualche dirigente, qualche tecnico, e probabilmente i proprietari stessi, che partono con questa grossa corriera di allora per una gita aziendale. Partono proprio dal barbatoria di Via Mongrando. Casualmente io sono stato qualche anno fa e ci ho fatto anche una poesia sul bar di Via Mongrando. Quando feci la poesia sul bar di Via Mongrando non avevo idea che da lì fossero partite le operaie del guantificio dei fratelli Acchiardi. Naturalmente tutte queste scoperte sono un effetto collaterale di una forma di larvato stalking, perché questi studi sul palazzo di palazzo, insomma una casa anni 50 di via Europa 76, sono stati motivati dal fatto che ho cercato quell'indirizzo su internet e sono venute fuori queste cose, e l'ho cercato perché in via Europa 76 attualmente abita una ragazza che io molto amo, anche se lei non mi vuole assolutamente vedere. E quindi c'è questa storia di questo, chissà se lei lo sa, chissà se lei sa la storia della sua casa. Sicuramente non desidera che io gliela racconti, però potrebbe avergli raccontato qualcuno, perché ho visto che tre, allora al piano dei laboratori ci sono ancora, è ancora così da laboratori, non so se è abbandonato o che attività ci si svolga, perché invece il guantificio a un certo punto ha cambiato nome, c'è ancora in un certo senso, ha cambiato nome e si è trasferito. Pare che adesso si chiami Tex Italia, uno di questi nomi moderni. Si vede che il guantificio Fratelli Acchiardi sembrava una cosa piuttosto antiquata. E si era trasferito, ma non,
non di molto, insomma, adesso questa Tex Italia che è gestita dai successori dei fratelli Acchiardi, forse c'è qualcuno sempre, sempre della famiglia, è in Lungo Dora Colletta, cioè praticamente si è spostato al di là della Dora, sempre lì a lato di Banchiglietta, si era spostato di, ma metti 700-800 metri sull'altro lato del fiume. È un complesso industriale di piccole industrie e uffici dove, per un'altra casualità, ho lavorato io, o perlomeno sono andato a collaborare molto negli ultimi anni della UTE, perché i miei 27 anni di lavoro dipendente alla UTE sono stati nella vecchia sede di Corso Raffaello, però quando mi sono licenziato la UTE si è subito trasferita lì, in Lungo Dora Colletta, vicino al post magnificio dei fratelli Acchiardi. A quel punto io non ero già più proprio un dipendente, però lavoravo da collaboratore, quindi sono andato moltissime volte alla UTE in Lungo Dora Colletta per lavoro. E lì vicino c'era il maglificio, a questo punto non più solo guantificio, l'attività si è estesa, poi oggi forse di guanti non se ne fanno più molti, e quei pochi sono guanti da lavoro che magari vengono prodotti in Cina, sicuramente in Cina, quindi probabilmente adesso lì fanno maglificio di qualcosa di più fine, made in Italy. E comunque c'è tutta questa connessione di cose, che in sé non significa assolutamente niente, sono effetti collaterali. Gli effetti collaterali, io ho cercato questo indirizzo per scoprire qualcosa di quella casa. Dicevo che forse qualcosa di questa storia è stato raccontato a lei, alla ragazza, perché due degli alloggi ho visto, vabbè, ci sono passato davanti un paio di volte, lo ammetto, ho visto che sono ancora di Acchiardi, quindi abitano ancora in due degli alloggi dei membri della famiglia Acchiardi, che poi sono tantissimi, una dinastia di guantai che continua ancora in un certo senso, anche se probabilmente adesso l'attività è più diversificata sulla maglieria e ha cambiato nome, Tex Italia mi pare. Insomma, sono storie della vecchia Torino, però abitando ancora lì degli Acchiardi, ed essendo la ragazza, per quel che ne so io, una tipo abbastanza socievole, affabile, magari con i vicini di casa, con me no, ma in generale credo che sia abbastanza affabile, magari avrà chiacchierato con i nuovi vicini di casa andando ad abitare lì, e le avranno detto che lì prima c'era il loro guantificio al pian terreno, che poi si alza anche al secondo piano all'interno, perché nell'interno cortile c'è questo basso fabbricato che va a coprire anche il primo piano, non soltanto propriamente il pian terreno. E infatti il balcone della ragazza, lato cortile, che si vede da un altro punto, da un altro corso, vabbè, io c'ho un po' l'occhio d'aquila su queste cose, e dà su questo basso fabbricato. Sì, non è una grande vista, è un grande cortile, le altre case sono tutte più moderne, questa forse è l'unica casa rimasta degli anni 50, le altre intorno sembrano tutte più anni 90, anche costruzioni e alti palazzi piuttosto moderni. E sul balcone di Via Europa invece, ovviamente da su Via Europa, è il secondo piano, c'è ancora un terzo piano sopra di abitazioni. E quindi tutto uno studio su una casa che comunque mi ha portato a scoprire questa interessante storia della vecchia Torino. Si può discutere sulle motivazioni che mi hanno portato a scoprire questa interessante storia della vecchia Torino, questo guantificio, le guantaie in fondo stanno ancora un po' sulla tradizione delle sartine, no? Le sartine cantate da Gozzano, un po' prima certo, ma queste ragazze che andavano lì a fare le guantaie, chissà se saranno state molto sfruttate o se già faceva qualche passo il sindacalismo, che orario avranno fatto di lavoro a fare guanti in quel laboratorio in via Europa 76. Adesso al primo piano ci sono ancora uffici, ci sono un commercialista e una ditta di pubblica relazione, Public Relations. L'edificio quasi certamente apparteneva ai fratelli Acchiardi interamente, magari appartiene ancora a loro e affittano, chi lo sa, non lo so. Questo ovviamente non lo posso sapere. E quindi la ragazza
ragazza che non mi vuole parlare, è andata ad abitare in una casa dove ci fu un guantificio, le ragazze che facevano i guanti, costruito più o meno quando io nascevo. Probabilmente sì, perché se l'attività, ho visto sul registro di imprese che ho trovato su internet, comincia nel 1956 l'attività, avranno cominciato a costruire l'edificio nel 1953, cioè, non so quanto ci mettessero, era abbastanza veloce l'edilizia in realtà, questa edilizia residenziale semplice, penso che non ci abbiano forse messo molto a costruirlo, però insomma. Il guantificio dei fratelli Acchiardi, con anche le maestranze in gita, in partenza dal bar di via Mongrando, su cui io, senza ancora sapere nulla di tutto questo, scrissi una poesia parlando degli avventori di questo bar, che sono prevalentemente degli anziani, ma alcuni anche meno anziani, ma che sembrano anziani, che vanno lì a giocare a carte e con questa vecchia, gestrice, gestora, insomma, gestrice, vabbè. È parecchio anziana, magari c'era già ai tempi della gita aziendale, delle maestranze del guantificio di Via Europa 76, tra i cappuccini terrificanti, per il posto, terrificanti nel senso sono dei caffè latte, no? Non hai idea di cosa sia un cappuccino, quelli vanno tutti a bere, prevalentemente lì vanno a bere vino, insomma, è un posto un po' di quel tipo lì, o tutt'al più prendono un caffè. Io andai lì e appresi un cappuccino che doveva essere tra l'altro di pomeriggio. Doveva essere una consumazione abbastanza anomala per quel posto, e un cappuccino mi fecero praticamente un caffè latte, insomma, un tipo il caffè latte delle suore, però sì, una cosa simpatica. Il guantificio dei fratelli Acchiardi in via Europa 76, dove adesso abita la ragazza che vorrei vedere e non posso.